Autoagenzia Buldrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patenti in sede e tanto altro. Buldrighini è in via 27 agosto a Fano. PR Group Italia offre soluzioni decorative a 360 gradi per l'intera casa o la singola parete, proponendo la soluzione ideale dal colore agli effetti decorativi, fino ai decori in gesso, rendendo unico il tuo ambiente. Fidomania, dove gli animali sono di casa. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è. Conosciamo un nuovo locale, il ristorante Burro e Alici in Viale Cristoforo Colombo 98 nel lungomare di Marotta, e siamo insieme a Giovanna Patrignanelli, che è la sorella del titolare ma anche ormai una colonna portante di questo ristorante, che ci ha segnalato la guida oraviaggiando.it di Giovanni Mastropasqua, che ovviamente ringraziamo. Giovanna, intanto benvenuta, piacere di conoscerti. Grazie, piacere mio. Giovanna, da quanto tempo è aperto Burro e Alici? Il rinnovo è avvenuto il 30 dicembre del mese scorso. Quindi proprio una ristrutturazione nuovissima? Sì. Di un locale storico? Sì, dal 66 i nostri genitori hanno aperto questo locale, mia mamma in particolare, che aveva la passione della cucina, ha aperto questa attività chiamandola Darina, il suo nome, e poi si è trasformato in Bora Bora perché mio fratello aveva la passione di viaggiare delle isole polinesiane. Dopodiché, con l'evoluzione, la sua età che avanzava, si è sentito di dargli questo nome, Burro e Alici, perché aveva la mania di mangiare burro e alici e considerava questo piatto la cosa più semplice e più piacevole al palato. Il burro l'abbiamo tutti a casa, il pane, gli alici, però la cosa particolare del nostro locale è che puoi trovare la selezione delle alici di tutto il Mediterraneo, che non si riesce a trovare così con facilità andandole a cercare magari nei posti consueti di compera. Questa un po' è la particolarità del locale, quindi da voi chi ama le alici trova un po' di tutto. Sì, assolutamente, dal Cantabrico, Mediterraneo, abbiamo selezioni di alici dell'Adriatico. Come le proponete le alici? Come si cucinano? So che questa è più una domanda per Ettore, che è lui il cuoco, nonché titolare del locale. No, no. Sì, sì, è più una domanda per Ettore, però ti posso dire che la semplicità di questo piatto è proprio perché l'alice stessa viene presa così, conservata sotto sale, sciacquata, condita con olio e messa su una bella fetta di pane bruscato, un po' di burro, che è un demi-sel francese, una selezione di burro eccezionale francese, e questa alice, la semplicità e la sapidità estrema che ti arriva al palato e al tuo cuore, spero, così è. Giovanna, adesso comunque le alici sono uno dei piatti forti, avete anche tanti altri piatti forti visto che ci siamo lanciati nella cucina? Assolutamente sì, assolutamente sì. La prerogativa principale del nostro locale è di dare al cliente ciò che noi desideriamo avere sulla nostra tavola, cioè la materia prima buona che ci faccia sentire il piacere di mangiare le cose della nostra terra. Abbiamo cercato di selezionare dei grandi produttori della nostra terra, dalla pasta, per esempio Mancini, Guerrieri, solo per citarne alcuni, alle farine,
perché anche la nostra pizzeria, da non sottovalutare, quando viene abbinata alla ristorazione, a volte si pensa che il ristorante abbia meno valore, invece io penso che siano due cose distinte. La pizzeria utilizza delle materie prime, farine, oli, pomodoro, tutto della nostra zona, di origine controllata, a cui teniamo particolarmente, e l'utilizzo delle materie prime è la cosa fondamentale, la ricerca di prodotti buoni della nostra terra, chilometro zero quanto è possibile, perché cerchiamo di acquistare il pesce al porto di Fano, al porto di Ancona o dai piccoli pescatori che troviamo qua lungo la nostra riviera, anche per la carne, perché non è da sottovalutare anche questo aspetto, perché curiamo anche l'aspetto della carne, che di solito nella ristorazione, visto che siamo fronte mare, è un po' lasciata così alle colline, se vogliamo, invece perché no, poter offrire anche un buon piatto di carne. I produttori ce ne sono, non vedo perché non c'è la possibilità di offrire anche un buon piatto di carne ai nostri clienti. Qualche esempio dei vostri piatti forti? Il pesce alla griglia, indubbiamente, io penso, almeno parlo per piacere personale, e, sui primi non possiamo che non vantarci, non so, degli spaghettoni con le sarde, prodotti poveri all'origine, ma che se ben cucinati riescono a farti esaltare il piatto che stai mangiando. E la cura dei piccoli particolari, l'olio nella frittura, l'olio nel condimento delle cose, abbiamo produttori come Viola, e chi sa di quello che sto parlando si rende conto di che materie utilizziamo. I nostri piatti, la ricerca, non so, anche nei dolci, utilizziamo dei cacao eccezionali, utilizziamo tutta frutta fresca, niente preparati, i sorbetti sono fatti con gli agrumi spremuti. Provate, venite, vedrete, assaggerete. Che cosa è rimasto uguale a come c'era quando aveva aperto vostra madre all'inizio? C'è qualche piatto oppure qualche segreto che è rimasto quello? Sì, qualche segreto è rimasto nell'animo di chi lo cucina, di mio fratello e del suo aiuto. E l'animo di cucinare per se stessi, penso, fondamentalmente questo. Lui ogni piatto che esce lo assaggia e pensa se questo piatto gli possa piacere a lui. E io credo che quando un cuoco fa questo ragionamento, di solito offre sempre una buona qualità al cliente. Anche perché il cuoco è abituato a un palato un po' più raffinato rispetto al nostro, quindi sicuramente la vendita in sé per sé, questo voglio trasmettere, cioè mangiare per godere, mangiare per avere piacere di mangiare. Ed è soddisfatto di quello che ha fatto. Sì. Bene, poi noi adesso abbiamo parlato di ristorazione, dei piatti di punta di Burro e Alici. In realtà Burro e Alici vuole distinguersi anche non solo per la cena, ma questo è un posto proprio di ritrovo, di aggregazione, dove si può venire anche per l'aperitivo. Sì. Sì, questa è stata la vera innovazione della riapertura, del rinnovo. Oltre ad aver rimbiancato e fatto il belletto come si fa alle donne di una certa età, abbiamo cercato di dare un'impronta diversa, cioè la ristorazione sì, ma perché no un punto di ritrovo oltre alla ristorazione, che è l'aperitivo, che adesso magari va un po' di moda, ma anch'io personalmente lo preferisco e lo gradisco molto, perché è molto più semplice, spontaneo, estemporaneo rispetto alla cena classica, e non esisteva una situazione di aperitivo che potesse unire il buon bere, perché abbiamo una bellissima cantina fornitissima di vini, gente esperta che può proporteli, insieme a una cucina che può supportare il valore di quello che ti dà da bere, perché di solito gli aperitivi sono comunque concepiti in un bar dove ci sono patatine, no? Arachidi, va bene, buonissime, ma perché no associare un buon bicchiere di vino, perché buttarlo via e non unirci vicino un buon piatto che può uscire dalla cucina in formato diverso e gustarsi della buona musica. E poi il giovedì sera magari abbiamo organizzato, a partire dal prossimo mese, delle serate di jazz, soul, con dei musicisti emiliani, romagnoli, che ci vengono a fare della buona musica qua un paio d'ore, penso giovedì, venerdì sera, ancora dobbiamo stabilire la giornata precisa, però penso che sia un punto di ritrovo e di associazione per tanta gente, dai. Bene, quindi ecco, sicuramente per gli interessati potete anche chiedere qua al ristorante, perché appunto ci saranno tanti eventi da tenere sotto controllo. Avete anche la pagina Facebook? Sì, certo. Quindi ecco, per essere aggiornati con gli eventi, lui si può controllare. Sì.
Bene Giovanna, io allora ti ringrazio, ringrazio Burro e Alici per averci ospitato e soprattutto in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, è stato un piacere. E io ringrazio ancora il ristorante Burro e Alici in Viale Cristoforo Colombo 98 a Marotta per averci ospitato e ora viaggiando.it per avercelo consigliato. Ringrazio anche i nostri sponsor che come sempre ci sostengono, che sono Autoagenzia Buldrighini, Galleria Ocean di Fano, Fioreria Ferri e Colorificio Rama by PR Group Italia. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Fidomania, dove gli animali sono di casa. PR Group Italia offre soluzioni decorative a 360 gradi per l'intera casa o la singola parete, proponendo la soluzione ideale dal colore agli effetti decorativi, fino ai decori in gesso, rendendo unico il tuo ambiente. Autoagenzia Buldrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patente in sede e tanto altro. Buldrighini è in via 27 agosto a Fano.